Allora, sì, io oggi voglio illustrarvi molto brevemente, sinteticamente, quindi taglierò parte dell'intervento anche perché appunto volevo lasciare anche un po' del mio spazio a quello che è stato detto sulla cucina creativa del nostro chef. E io invece quello che vorrei fare adesso è illustrarvi in sintesi tutte le funzioni del codice epigenetico che ho avuto modo di studiare proprio nell'unico momento della vita in cui questo codice è completo in tutte le sue possibilità. E questo momento della vita, come avete capito, è quello embrionario, e in modo particolare un momento particolare della vita che è l'organogenesi, il momento in cui, da partendo da un'unica cellula staminale totipotente che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi di differenziazione si arriva alle pluripotenti, multipotenti, oligopotenti, staminali oligopotenti, fino ai tessuti completamente differenziati. Come avete capito stamattina, proprio in questi momenti in cui si programmano questi tipi di cellule è una programmazione epigenetica, una programmazione vera e propria. Il momento in cui inizia la vita è il momento in cui viene installato questo software, ed è il momento in cui questo software è completo fino alla differenziazione completa dell'individuo. Quando è venuto tutto alla differenziazione non è più possibile studiare nella sua completezza tutte le funzioni del codice epigenetico, perché questo viene suddiviso in tutti gli organi apparati, e in ogni organo si trova quella parte del codice epigenetico che è in grado di controllare la fisiologia delle cellule di quell'organo, ma non è più in grado di controllare e regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo. Quindi, avendo avuto questa possibilità, ho deciso, dopo aver iniziato gli studi sui tumori, ecco, sono stato particolarmente fortunato, oggi il dottor Burgio vi ha detto che una delle persone principali nella storia della scienza che abbiamo avuto in Italia è Lorenzo Tomatis. Io ho avuto modo di conoscere Lorenzo Tomatis a Trieste, dove era andato a insegnare all'università, e dove ho iniziato appunto lo studio sui cancerogeni ambientali. Eravamo diventati amici, lui conosceva questo mio filone di studio, e quando è diventato direttore generale dello IARC, cioè dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, che è la più importante agenzia del mondo sulla classificazione dei cancerogeni ambientali, ve l'ha già detto il dottor Burgio, lui mi ha mandato a quella volta tutte le monografie che lui stesso aveva iniziato a far compilare, riunendo appunto le commissioni di esperti sulle varie sostanze cancerogene, facendo una review mondiale di tutta la letteratura per ciascun cancerogeno, aveva appunto iniziato a pubblicare queste monografie e me le aveva mandate tutte in quel periodo. Era la fine degli anni 70, erano circa una quarantina, adesso sono 120, quindi 120. Io mi ero letto tutte quelle monografie e andando a leggerle venivano fuori dei dati molto interessanti che riguardavano soprattutto gli effetti diversi che i cancerogeni hanno durante la gravidanza. In pratica, se voi somministrate un cancerogeno nel momento in cui si formano tutti gli organi apparati, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finito quel periodo, inducete tumori nella prole. La domanda era, ma per chi prima no e dopo sì, che succede durante l'organogenesi? Succede il differenziamento di tutti i tipi di cellule staminali. E l'idea è stata, durante quelle fasi esistono dei regolatori del DNA, perché allora il modello di cancro era il modello genetico, come vi ha spiegato bene il dottor Burgio. Oggi diciamo che le alterazioni sono sia genetiche che epigenetiche, e però c'è questo codice che sta sopra il DNA e che oggi chiamiamo appunto codice epigenetico, e io ho detto provo a vedere come funziona questo codice. Allora, questo era il primo lavoro che ho fatto in questo senso, era del 1988. Allora di codice epigenetico non si parlava affatto, tutti i soldi erano spesi per sequenziare il codice genetico, e quindi quell'idea che esistesse un codice sopra il codice genetico era considerata eretica, e questo per me ha creato un mucchio di difficoltà nella ricerca, però mi ha fatto in modo che non sbagliassi strada. Cioè, in questo caso le difficoltà che ho incontrato sono state delle opportunità, perché non potendo studiare come avrei voluto tutti i meccanismi d'azione indotti da questo codice epigenetico sulla regolazione del genoma, mi sono dovuto accontentare di studiare
le singole fasi delle sostanze reperite in ogni momento del differenziamento cellulare. Ma questo è stata una fortuna, perché se io avessi avuto la possibilità di andare subito a ricercare tutti i tipi di sostanze e provarla una a una, non avrei trovato e scoperto praticamente nulla, e capirete adesso il perché. Invece, non potendo fare questo, che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto mentalmente risolvere il problema e pensare che cosa succedeva nei vari stadi di differenziazione. Per esempio, nel primo stadio succede che da una cellula staminale totipotente si formano tre pluripotenti, che sono l'ectoderma, l'endoderma e il mesoderma. Già in quella fase c'era tutta l'intuizione che ci poteva indurre a non sbagliare, e che io, appunto, per fortuna mi è arrivata questa intuizione. Questa intuizione qual è stata? Ma se da una cellula unica si formano, con tre programmi diversi, tre cellule figlie, ciascuna diversa tra di loro e diversa dalla madre, vuol dire che non è stato regolato un gene o pochi geni, ma decine, centinaia di geni. Per cui ogni salto differenziativo è un salto quantico. E allora che senso ha se io vado a cercare le singole molecole? Dovete pensare che mi ero formato all'Università di Pavia, come tutti i medici venivano formati, ancora adesso purtroppo vengono formati, su una visione molto riduttiva della scienza, come vi ha spiegato il dottor Lull. Si vanno a cercare i singoli recettori, le singole molecole, si pensa che i meccanismi siano meccanismi puntuali, che avvengono una serie di reazioni, una concatenata all'altra, ma se fosse così la vita non si formerebbe affatto. No, ci vorrebbe un tempo lunghissimo perché ciò avvenisse. In realtà, come vi è stato detto, si forma sulla base di reti formative molto precise, coerenti, reti epigenetiche, che danno origine a una velocità di processi incredibilmente elevata. Pensate, noi abbiamo dovuto scegliere il modello di studio per studiare tutti gli, appunto, le possibilità regolative del codice epigenetico. Abbiamo studiato l'embrione di zebrafish. L'embrione in 48 ore passa da una cellula staminale totipotente a un pesciolino completo. Quindi 48 ore sono niente, avvengono miliardi di reazioni chimiche a una velocità impressionante e tutte concatenate, nessuno sbaglia e la vita si forma quasi sempre. Quindi quello che avevo capito allora era appunto che questo codice epigenetico doveva funzionare in modo completamente diverso dal codice genetico, dove ogni gene va a sintetizzare la proteina, e quindi ho studiato come funzionano i vari programmi differenziativi, perché già allora l'idea che avevo chiara nella mente era: se io devo regolare decine o centinaia di geni, perché nei tumori sono sregolati centinaia di geni certe volte, anche di più, me l'ha detto anche il dottor Burgio, appunto, noi dobbiamo dare un programma completo. È come quando, appunto, voi nel computer volete scaricare un'app. Se voi non scaricate il programma completo dell'app, voi non avete l'app, no? Dovete scaricarlo tutto. E quello che è avvenuto nelle varie ricerche che ho condotto è proprio questo, che ci ha insegnato che la vita si organizza in modo completamente diverso. Le stesse ricerche che adesso cercherò di illustrarvi sinteticamente, la vita si forma in modo completamente diverso da quello che pensa la medicina. Sono dei programmi che vengono scaricati completamente, e le informazioni che devono essere scaricate devono essere complete e ridondanti. E adesso capirete perché. Allora, qui salto un po' di cose. La prima, ecco, noi per esempio abbiamo studiato la composizione, cioè tutti i network delle proteine delle prime fasi e delle ultime fasi anche del differenziamento sono proteine importanti, che controllano il metabolismo cellulare in generale, ma importanti per il metabolismo mitocondriale, per la sintesi delle membrane cellulari, sono chaperonine importanti per la comunicazione intercellulare, sono proteine dello stress termico importanti per la risposta immunitaria, insomma una serie di proteine che sono fondamentali per tutto il bilancio metabolico della cellula. E noi, appunto, in un lavoro quindi abbastanza lungo di spettrometria di massa, abbiamo isolato, individuato ad una queste proteine, ci sono voluti anni, ma l'abbiamo fatto. Poi abbiamo sperimentato queste proteine prese dallo zebrafish su tumori umani, perché queste proteine, che poi sono contenute nei nostri fattori con cui abbiamo fatto anche trial clinici, abbiamo visto che sono le stesse del nostro corpo, perché lo zebrafish è un pesciolino tropicale, abbastanza distante filogeneticamente dall'uomo, ma questi fattori sono conservati durante la filogenesi.
per cui lui ha il 90, più del 90% di proteine che sono le stesse nel nostro corpo. Quindi noi utilizziamo quei fattori lì che utilizziamo, sono nei nostri prodotti con cui abbiamo fatto gli esperimenti, sono le stesse proteine del nostro corpo. Quindi noi non introduciamo nulla di estraneo al nostro corpo, ma le stesse fattori. E allora qual è il senso di questa terapia? Noi ci ammaliamo di tumori perché abbiamo consumato tutti questi fattori di regolazione epigenetica e non siamo più in grado di correggere tutti i danni in cui vanno incontro le nostre cellule, che sono sia danni epigenetici che altri danni, anche del genoma naturalmente. E abbiamo trattato vari tipi di tumori umani, adesso non ve li faccio vedere tutti: il glioblastoma, che viene diminuito, la mammella, il melanoma, la leucemia linfoblastica, tutte queste linee cellulari con le prime fasi di differenziazione, le fasi intermedie, le fasi finali, tutte vengono rallentate. E quindi abbiamo dimostrato che funziona praticamente a livello sperimentale in tutti i tumori. Adesso non ve li faccio, non li esaminiamo una a una, ma diciamo così che cerchiamo di capire il senso di quello che si vuol dire comunicare. Già oggi il professor Burge è stato bravissimo, ci ha fatto una lezione magistrale per cui ci ha fatto capire tutto dell'importanza del codice epigenetico, e questo è fondamentale. Ma pensate che appunto sia lui che io abbiamo dovuto faticare moltissimo a far prevalere quest'idea, perché quando io appunto pubblicavo i primi lavori, la prima ricerca che ho pubblicato su Cancer Letter era già una ricerca molto importante, ma devo dire che là mi ha aiutato Tomás perché sapeva che faceva cose serie, ed è stato per caso, perché poi me l'ha detto, lui era un referee e naturalmente. Ma poi quando appunto tutti gli investimenti venivano fatti sul codice genetico, di epigenetica manco volevano saperlo parlare, quindi ho dovuto pubblicare su riviste anche internazionali. Avevo trovato un network, il Journal of Tumor Marker Academy, no? Un'accademia internazionale, pubblicavo lì, e quindi le ho pubblicate tutte. Alla fine sono riuscito a pubblicare un cinquantino di lavori, non solo lì, ma quando poi, appunto, dopo che tutto il DNA è stato sequenziato e si è visto che il DNA non sapeva fare assolutamente nulla, come è stato detto, con un disco rigido del computer che se non è programmato non fa nulla, e allora appunto tutti hanno cercato altrove, si è capito che c'era questo codice epigenetico, che però nel frattempo io avevo già studiato e me l'ho già portato avanti. Nel 2002 stavo già facendo i trial clinici, avevo finito tutta la parte sperimentale, e appunto nella parte sperimentale ho pubblicato uno dei primi lavori che si intitola Cancer and Cell Differentiation, a Model to Explain Malignancy, in cui tutti i concetti che tu hai espresso stamattina già li avevo scritti lì, che il DNA non è lui che comanda la cellula, non è lui la centralina assoluta che fa tutto, no, lui poveraccio è come un politico maneggione che ha bisogno del consenso, no? E quindi si adegua a tutte le informazioni che arrivano dal microambiente. Se il microambiente gli dice: vuoi che ti sintetizzi questa proteina? Benissimo, totti, dove sta proteina? No, io voglio quella, vuoi quella? Ecco, cioè lui si adegua a tutte le informazioni che arrivano dal microambiente e si comporta di conseguenza. Cioè dobbiamo avere una visione appunto dinamica di tutti questi eventi. Se pensiamo che la singola mutazione, il singolo evento possa avere importanza, la medicina di precisione è veramente una cosa che avete visto quanto è precisa la medicina di precisione, no? E questi qua, cinesi che hanno fatto questa sperimentazione sull'embrione, manipolando appunto, cioè facendo una manipolazione genetica col CRISPR-Cas9, questi qua l'avevano già fatta anche prima, e si era già visto che questo metodo, che dovrebbe essere infallibile, molto spesso va fuori bersaglio, fanno tagli che non sono desiderati. Quindi la metodica è insicura dal punto di vista scientifico, per ora va approfondita, usarla così poi nell'embrione è una roba veramente un po' folle, insomma. Però la scienza ancora oggi, come diceva Burge, è questa qua, e prevalgono ancora loro. Siamo in una fase di transizione, di cambiamento, meno male che possiamo almeno parlare che esiste questo codice epigenetico e cercare di spiegare come funziona, perché prima non era neanche possibile. Comunque, per farvi vedere un attimo come funziona, noi abbiamo voluto vedere come regola questo gene, un corepressore che è P53, eccolo qua. Questa qui è la proteina P53 nelle cellule del glioblastoma prima del trattamento.
dopo il trattamento, vedete quanto è aumentata la concentrazione di questa proteina, vuol dire che in questo caso, in questo gene, nel tumore non trattato, non era acceso, non era attivo, noi l'abbiamo attivato, ha sintetizzato la proteina P53 e poi abbiamo seguito gli eventi dopo questa fase, che sono questi. Blocca il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi fanno due cose, inducono cascate di regolazione per cui c'è un tentativo di riparare i danni che sono l'origine della malignità, se i danni non sono troppo gravi sono riparabili, vengono effettivamente riparate le cellule, si ridifferenziano, i marker del differenziamento come le cadherine dopo i nostri trattamenti sono aumentati del 100%, se invece le alterazioni sono troppo gravi e non sono riparabili vengono attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. Quindi o che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escano dal gene di moltiplicazione. Il processo di differenziazione cellulare è un processo che si svolge tutto sotto l'egida del codice epigenetico, non del codice genetico. Tutti questi passaggi differenziativi sono regolati esattamente dal codice epigenetico. Pensate che nel momento in cui l'uovo viene fecondato è come se lì venisse installato questo software comincia a funzionare e partendo da cellule che hanno lo stesso DNA e che alla fine del processo di differenziazione hanno sempre quello stesso DNA, perché il disco origine non è mica cambiato, è sempre quello, ma i geni attivati, i geni spenti sono selettivamente diversi, per cui una cellula del sistema nervoso che vi ha fatto vedere Ernesto Burgio ha questo neurite, dendrite eccetera e tutto articolare, rispetto a una cellula del fegato che è grassottella, una differenza enorme dal punto di vista fenotipico, dal punto di vista del genotipo hanno lo stesso DNA. Quindi e sono solo cambiati, è cambiata solo l'espressione dei geni che sono stati regolati. Questo è il processo. Ma questo qui è un altro tipo di regolazione, un altro tumore, in questo caso noi riusciamo a fare una regolazione, quella là era una regolazione trascrizionale, cioè il genone attivo non l'abbiamo attivato. Ma però nella regolazione epigenetica c'è una regolazione trascrizionale, post-trascrizionale, traduzionale, post-traduzionale. Questa qui per esempio è una regolazione post-traduzionale in cui una proteina, quella del retinoblastoma, che è un fattore di restrizione del ciclo cellulare, anche lei blocca il ciclo cellulare quando è non fosforilata, e invece quando è fosforilato lo fa partire, noi qui abbiamo regolato questa proteina cambiando il rapporto tra forma fosforilata e non fosforilata a favore di quella non fosforilata e bloccando in questo modo il ciclo cellulare. Ma andiamo avanti perché la cosa è lunga, qui vi faccio vedere solo per dirvi che questo tipo di trattamento non è un trattamento così dove l'informazione sembra un concetto astratto, noi qui stiamo semplicemente informando i geni a riprogrammarsi, a spegnere quelli che sono oncogeni e attivare quelli che sono gli oncorepressori e regolare tutti i processi di trascrizione e fino alla post-traduzione. Allora, succede che noi già, quindi nel gennaio 2001 avevamo finito una lunga parte delle ricerche, avevamo già prodotto questi primi prodotti che sono ancora in commercio adesso e li abbiamo utilizzati. Siccome quelle proteine che vi ho fatto vedere ma non ho potuto illustrarvi per tagliare, sono proteine a basso peso molecolare che hanno un peso molecolare compreso fra 15 e 30 kilodalton, il 50%, tra 30 e 90 kilodalton, l'altro 50%, vuol dire che comunque sono assorbibili in bocca sotto la lingua. E quello che abbiamo fatto, li abbiamo usati. Abbiamo qui fatto un trial clinico su 179 casi di tumori primitivi del fegato in fase intermedia avanzata dove le altre terapie non erano più possibili, quindi questi erano casi con una prognosi a breve termine non buona. Diciamo questo qui è un caso per esempio in cui, ecco anche lì ho avuto un'altra fortuna di avere lo stesso direttore di una unità clinica complessa che era il più conosciuto nel mondo sull'epatocarcinoma perché era stato il primo a fare la termoablazione e aveva già cambiato la storia naturale della malattia e quindi da lui arrivava in tutto il mondo casi di epatocarcinoma. Quindi aveva una casistica molto ampia, era venuto da me perché la malattia è multifocale, continuano a formarsi nuovi noduli, quindi lui ne distruggeva un bel po', ma quando i noduli diventavano troppi allora alla fine diceva beh, non c'ho niente da fare, li abbandonava. No, per non abbandonarli, lui era uno molto scrupoloso e bravo, è venuto da me e dice dammi i tuoi prodotti e vediamo cosa succede.
non ci credeva molto, ma la fortuna mi ha assistito un'altra volta, che il primo caso che ha trattato era questo qua, e voi vedete che qui c'è tutti questi noduli nel settimo segmento, c'è una trombosi della porta, vedete che con le fotografie infatti il sangue non passa. Qui dopo sei mesi è sparito tutto, sono spariti tutti i noduli, è sparita la trombosi, vedete infatti che con l'ecografia il sangue adesso passa, c'è stato un caso di regressione completa. E lui era meravigliato perché non pensava di trovarsi di fronte a un caso, questo qui pensava di non... Noi facevamo il follow up ogni tre mesi, quindi pensava di non vederlo. Dopo tre mesi l'aveva già rivisto, dice ancora qui questo, aveva il marker che era l'alfa proteina, l'alfa fetoproteina che era 350.000 unità. Già dopo il primo controllo era arrivato a 30, dice. Ha dimenticato un po' di zeri, no? E invece poi quando ha rifatto l'angiotac e la cosa, era scomparso tutto, quindi alla fine lui è diventato il più grande sostenitore di queste cose. Perché, e questo qui è un altro caso in cui vedete ci sono molti noduli e dopo sei mesi anche qui è scomparso tutto. In pratica noi abbiamo avuto il 20% di regressione, il 16% di non progressione, e in tutti questi casi sia di regressione che di non progressione la curva di sopravvivenza è aumentata moltissimo a favore dei trattati rispetto ai controlli. Quindi voi era un trial clinico controllato, randomizzato, eccetera. Quindi, e qui ci sono compresi, come vi dicevo, i casi che non sono regrediti, perché quelli con regressione completa sono morti poi per altri, forse alcuni sono ancora vivi. Quindi, discutendo appunto con Ernesto Burgio, questa mattina si diceva, sì, la strada è questa qui, adesso ci troveremo per vedere un po' di combinare tutte le informazioni e spingere in questa direzione, perché ormai i tempi sono maturi, e mi diceva bisognerebbe trovare un modo per, io so come fare per migliorare anche il tipo di trattamento, no? Perché in questo caso noi non stiamo ancora dando l'informazione completa ai nostri pazienti, perché abbiamo scelto i 5 momenti e abbiamo scelto di non seguire tutta la fase dello sviluppo embrionale, abbiamo dovuto prendere dei punti, ma la dimostrazione è che se voi prendete un tumore e lo impiantate in un embrione, che cosa succede? Che il tumore scompare e si forma un organismo normale, avete capito? Quindi se noi potessimo sequenziare tutte le fasi minuto per minuto e poi avere tutti i fattori, noi regolarizziamo tutto, questo è l'esperimento. Mentre se voi prendete un tumore e lo impiantate con lo zebrafish, no? Piantato in un embrione di zebrafish è sparito tutto, impiantato nel pesce adulto è morto il pesce. E tra l'altro, per dirti come quando uno è fisso nella sua mentalità, no? e nel suo paradigma e non vede nient'altro, sta a sentire cosa era successo, Ernesto, che questo esperimento qui di impianto del melanoma, di un melanoma maligno in un embrione di zebrafish, l'avevano fatto dei colleghi dell'università, della Northwest University di Chicago, e questi qui l'avevano pubblicato su Nature e Nature gli aveva dato la copertina e il direttore aveva fatto l'editoriale su questo esperimento dicendo: ah, questo qui è un esperimento importantissimo, ci insegna a che cosa è dovuto la malignità del melanoma. In pratica la malignità è dovuta a un gene embrionario che è attivo nel melanoma, che si chiama nodal, e che a un certo momento durante il differenziamento viene silenziato. E dice: adesso noi abbiamo capito che questo qui è il gene importante, avremo la possibilità di fare degli anticorpi monoclonali. Anticorpi monoclonali. Non ha visto cosa è successo, no? Allora ho pensato, adesso cosa faccio? Se scrivo al direttore di Nature, non l'ha visto, non ha capito cosa è successo, e allora ho scritto agli autori e gli ho detto: guardate, io vi mando i miei lavori, diciamo le stesse cose, anche io ho dimostrato questa roba facendo esperimenti invece che impiantando il tumore, prendendo i fattori di differenziazione dando al melanoma, e però i risultati sono gli stessi. Voi non avete bisogno di silenziare il gene nodal con un anticorpo monoclonale, l'avete già fatto.
Grazie, è vero, vengo a lavorare con noi a Chicago, io non voglio andare a Chicago perché fa freddo. E gli ho detto, vabbè, da allora però, loro sono stati molto onesti, continuato a cercare nei lavori e hanno cambiato. Il lavoro successivo, sai come si chiamava? I fattori del microambiente embrionario sono in grado di revertere il fenotipo del melanoma alla normalità. E da lì hanno cominciato a scrivere così, per cui sono andato là. Ho finito. Scusi, 5 minuti. Sì. Volevo sapere un attimo il protocollo. Sì, adesso ti faccio solo vedere. Passiamo alle altre funzioni, perché per il protocollo ci sono. Minuti. Sì, sì, allora, poi alla fine con questo professor Ventura di Bologna, che sia Ernesto e io conosciamo molto bene, ho deciso di studiare le cellule mesenchimali normali del tessuto adiposo che lui prende da questo tessuto qua. Queste sono cellule staminali adulte, perché a questo punto noi abbiamo dimostrato che i tumori sono malattie reversibili che, e poi le cellule tumorali sono riprogrammabili, ma volevamo capire cosa succedeva trattando con i nostri fattori le cellule staminali normali. E abbiamo fatto quindi tutti questi esperimenti, perché come vedete l'utilizzo di questi fattori nostri può essere molto esteso oltre che il tumore, l'osteoporosi, l'osteoartrite, diabete, cirrosi, Parkinson, Alzheimer, eccetera, eccetera, cosa che abbiamo fatto a questo punto. Un altro degli esperimenti che abbiamo fatto successivamente è stato proprio di vedere cosa succede nella neurodegenerazione. Vedete che la medicina usa sempre per affrontare le malattie le tecniche più complicate. La vita è complessa, ma la medicina non capisce questa complessità, riduce tutto a singoli interventi molecolari, così non capisce più niente di che cosa sta succedendo, ma fa delle cose complicate. La complessità è fantastica, la complicazione è una cosa di, se ne facciamo meno, meglio è. E qui allora loro fanno il trapianto di cellule staminali, per esempio nel Parkinson, sulla sostanza, nella sostanza nigra, e le cose vanno bene. L'infarto fanno anche questo. Adesso come si chiama Ventura, che è anche cardiologo, dice vabbè, questi interventi si possono fare con la coronarografia, lo stent posizionato in area dell'infarto, introdurre cellule staminali, i risultati sono scarsi, non la fa più. Adesso abbiamo trovato il modo di rigenerare i tessuti in altra maniera, con questo moto qui per esempio l'abbiamo visto. Abbiamo quindi studiato cosa succede con i nostri fattori trattando le cellule dell'ippocampo, che sono quelle che vanno per prime in neurodegenerazione nel Parkinson, no, nell'Alzheimer, scusate, l'ippocampo nell'Alzheimer. Quindi noi abbiamo trattato queste cellule, per farle in breve, adesso poi se qualcuno vuole approfondire glielo spiego meglio, ed è successo questo, e qui abbiamo capito davvero come funziona la vita. Allora, se noi trattiamo queste cellule dell'ippocampo con delle sostanze neurotossiche e come controllo, e poi con le neurotossiche e i nostri fattori, che cosa succede? Che quando noi usiamo i singoli stadi, sono 5 stadi di differenziazione, e tutte quelle proteine presenti nel nostro, quindi diamo già dei programmi, noi abbiamo una riduzione significativa della neurodegenerazione. Quindi dal punto di vista statistico potevamo anche essere contenti, ma era il 20-25%. Che cosa abbiamo dovuto pensare? Ma se noi vogliamo rigenerare un tessuto come quello nervoso, è un lavoro molto diverso che dobbiamo fare rispetto a trattare un tumore. Nel tumore noi dobbiamo solo trattare quella cellula con le fasi finali che spengono la moltiplicazione e che differenziano i tessuti. Se noi vogliamo rigenerare un tessuto, dobbiamo dapprima tenere attivi i geni staminali delle poche cellule che sono ancora presenti nel cervello, e poi dobbiamo differenziare queste cellule in tessuto nervoso. E allora cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato tutte le 5 fasi, ed è successo che la neurodegenerazione è stata prevenuta per il 75%. Quindi qui avete capito che la vita si organizza sulla base della complessità, e che ci vuole un programma che sia completo e ridondante. È esattamente l'opposto di quanto pensa la medicina. Alla fine, vabbè, poi abbiamo trattato anche la psoriasi. Vabbè, sì, la psoriasi è molto più facile da trattare che non il, diciamo così, i tumori. O queste qui sono tutte le proteine di tutte le fasi, come vedete le abbiamo studiate per i vasi pesi molecolari. Questo è quello che succede, per cui alla fine eccolo qua, tutte le funzioni del codice epigenetico, vedete. Le ultime fasi sono quelle che
realmente una moltiplicazione differenziano. Le prime fasi invece, in rapporto alle dosi diverse, se le dosi sono basse, che cosa fanno? Rigenerano. Se le dosi sono alte, bloccano la moltiplicazione. Quindi sono dosi dipendenti. In queste prime fasi, con Ventura, abbiamo studiato anche tutti i geni staminali che impediscono l'invecchiamento. In pratica, utilizzando questa fase qui, questa qui, che cosa è successo sulle cellule staminali adulte? Che noi abbiamo attivato gli stessi geni che Yamanaka con il virus aveva introdotto in un fibroblasto completamente sintetizzato e l'aveva trasformato da cellule staminali in proteine indotta. Ha fatto bene a chiamarla indotta perché non è più normale. La sua cellula, dopo il trasferimento con il retrovirus, non è più ciclica, ma è bloccata in una fase continua di moltiplicazione, per cui non si può utilizzare. Lui ha vinto il Nobel nel 2012, ma dal punto di vista pratico poi non sono scoperto, non può essere utilizzato. Invece noi qui, che cosa succede? Che teniamo accesi gli stessi geni suoi, ma le nostre cellule rimangono cicliche. Noi sospendiamo la somministrazione e la cellula non la sua vita. Non solo, ma lui ha attivato quattro geni che abbiamo attivato anche noi, che sono quelli che impediscono il taglio dei telomeri e quindi allungano la durata della vita, ma non impedisce lui l'invecchiamento. Invece noi abbiamo attivato altri geni che non sono solo questi quattro, ma altri che abbiamo studiato e abbiamo pubblicato tutti questi dati ormai. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto appunto è la rigenerazione tissutale senza trapianto di cervello staminale, cioè siamo già arrivati a dire non solo blocchiamo la neurodegenerazione, non solo blocchiamo l'invecchiamento, ma possiamo anche rigenerare il tessuto senza trattamento di cellule staminali. Cioè capite che cambia tutto il paradigma. Ecco, grazie.